Siamo presso l'agricola Ciri di Spoleto. Stiamo lavorando con il Luxum 110. Al Luxum 110 abbiamo abbinato uno span di concime Sulky X40 più Econov. Questa macchina è una macchina Isobas e l'abbiamo collegata al monitor XCN1050. Sul monitor XCN1050 abbiamo aggiunto delle licenze, quella che ci permette di fare il controllo delle sezioni e il controllo delle dose variabili. Sul monitor noi possiamo impostare la quantità da distribuire e poi in automatico lo span di concime registra le sue posizioni. Con questi motorini qua si cambia la posizione di caduta del prodotto sul piatto e in questo modo andiamo a interagire sulla larghezza di lavoro. Con questa struttura qua, chiamata tribord, invece abbiamo la possibilità di gestire le distanze dai bordi. Quindi riusciamo a dare la stessa quantità precisa a tot metri di distanza. E viene attivato con delle bordature di tre posizioni, che si sposta questo pistone qua. Dopo che abbiamo attivato il tribord c'è anche la possibilità di impostare la distanza in base alla distanza che abbiamo. Lo span di concime è dotato anche di una pesa in cui noi possiamo vedere all'interno la quantità del prodotto che abbiamo immesso, la quantità di prodotto che ci rimane da distribuire, ma la bilancia serve anche per darci una calibrazione online. Per calibrazione online si intende che lo span di concime, usando la sua bilancia, si calcola in tempo reale il peso specifico del prodotto e quindi automaticamente calcola il fattore di scorrimento. Come abbiamo detto prima, lo span di concime è uno span di concime Isobas e quindi la configurazione delle funzioni dello span di concime possono essere viste attraverso l'XCN1050. Cliccando su questa finestra qua, quindi si apre la struttura e possiamo andare a intervenire all'interno della struttura dello span di concime. Cliccando qua automaticamente andiamo sulla guida, quindi qui vedete questa riga rossa. Quando noi ci troviamo in questa posizione qua, pigiando questo pulsante, lo sterzo diventa verde e automaticamente il trattore inizia a guidare. Pigiando questo pulsante qua invece diamo inizio alla registrazione. Se clicco qua posso andare a vedere la portata effettiva che lui mi dà in quel momento o posso creare anche dei target di portate che poi automaticamente li posso cambiare. Se avessi avuto il controllo della portata, automaticamente qui si aprirebbe un altro pulsante. Pigiando quel pulsante io incomincio a fare le dose variabili, quindi il monitor mi segue una mappa inserita lì e all'interno di quella mappa ci sono le dosi fatte.